Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai parafarmaci, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il parafarmaco Clebolider. A cosa serve? Clebolider ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli fitocosmetici. È commercializzato in Italia dall'azienda Amnol Chimica Biologica SRL, sede legale ed amministrativa. Informazioni commerciali. Titolare: Amnol Chimica Biologica SRL, sede legale ed amministrativa. Concessionario: Amnol Chimica Biologica SRL, sede legale ed amministrativa. Categoria di appartenenza: fitocosmetici. Confezioni: Clebolider crema tubo 150 ml. Indicazioni: Clebolider ha una crema idratante a base di componenti che contribuiscono sinergicamente a caratterizzare il prodotto come coadiuvante nei massaggi volti ad attenuare le sensazioni di pesantezza degli arti inferiori. Modalità d'uso: massaggiare localmente 2-3 volte al giorno fino a completo assorbimento. Descrizione e caratteristiche: centella asiatica. L'estratto ricavato dalle foglie contiene triterpeni, acido asiatico, asiaticoside, acido madicassico, dalle proprietà tonificanti ed è particolarmente indicato nei massaggi volti alla riattivazione del microcircolo. Rusco, Ruscus aculeatus. I costituenti principali sono rappresentati dalle saponine ruscogenina e neuruscogenina, dalle ben note proprietà tonificanti, sinergiche a quelle della centella. Arnica, Arnica montana. Ha una pianta il cui estratto ricavato dai fiori, contenente flavonoidi, lattoni sesquiterpenici, triterpeni e olio essenziale, ha proprietà lenitive e dona una sensazione di sollievo nelle zone cutanee sulle quali viene applicato. Inoltre, grazie ai flavonoidi, protegge le strutture cutanee dall'azione dannosa dei radicali liberi. Edrelix. Ha una pianta dalle cui foglie si ottiene un estratto costituito principalmente da saponine e flavonoidi, sostanze con proprietà tonificanti. Meliloto, Melilotus officinalis. Il principio funzionale dell'estratto ad acumarina, molecola che appartiene alla classe dei benzopironi. La bibliografia internazionale attribuisce al meliloto azioni antiossidanti, tonificanti ed astringenti. Escina. Ha una saponina, miscela di glicosidi triterpenici, estratta dall'ippocastano dotata di proprietà tonificanti ed astringenti. Diosmina. Appartiene alla famiglia dei flavonoidi e ha funzione sinergica all'escina. Caffeina. Ha una sostanza alcaloide, metilxantina, estratta principalmente dai semi della pianta del caffè, Coffea arabica, che in preparati per uso topico favorisce la funzionalità degli estratti contenuti in formulazione e ha azione astringente. Dermatologicamente testato. Senza alcol, parabeni e profumo. Avvertenze: solo per uso esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore. Non applicare in zone cutanee e vicino agli occhi con i quali deve essere evitato ogni contatto, altrettanto di casi delle mucose. Non applicare su ferite. Per l'origine naturale di alcuni ingredienti è possibile avere delle variazioni di colore dall'8 all'8. La data di durata minima è riferita al prodotto in confezione integra, correttamente conservata. Allergeni: non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso gli ingredienti. Componenti e ingredienti: acqua, water, C13, 15, alcane, glycerin, gliceril stearate SE, PEG, 100 stearate, prunus amygdalus dulcis, sweet almond, oil, glyceryl stearate, camphor, menthol, centella asiatica extract, ruscus aculeatus root extract, arnica montana flower extract, edrelix extract, melilotus officinalis herb extract, diosmine, eucaliptol, caffeine, escine, tocopherol acetate, sodium PCA, xanthan gum, carbomer, sodium idroxide, sodium deidroacetate, etilexilglicerin, tetrasodium glutamate di acetate, fenoxietanol. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato.